preoccupare, per noi è mica stato un problema. Perché ti potevano entrare? Sì, chiunque può entrare. Infatti non è stato lunedì scorso, abbiamo ricevuto degli attacchi vandalici, sono entrati dentro la scuola, hanno distrutto macchinette e alcune attrezzature. Addirittura quando abbiamo annunciato lo stato di occupazione, noi rappresentanti siamo saliti qui e il balconcino tremava. Ha fatto questo movimento, quindi noi subito ci siamo tolti. Perché noi non facciamo riprendere tutta la scuola, perché non vogliamo essere esagerati e vogliamo solamente far vedere le cose che sono più eclatanti, perché altrimenti potremmo far vedere l'intera scuola. Durante l'occupazione abbiamo organizzato dei gruppi di studio e di ricerca, anche abbiamo fatto dei comitati per parlare sia di politica sia dell'attualità. Adesso che siamo in stato di disoccupazione abbiamo un po' dei no dagli studenti, per il solo fatto che loro vorrebbero continuare la protesta, solamente che noi ci vediamo quasi costretti a disoccupare. Altro gruppo di studio. Ciao ragazzi. Ciao. Questa è la mia classe. Ah, è stata la classe. Ok. Però fanno i gruppi di studio, faccio. Che ne pensate di tutto, di tutta questa storia dell'assessore, eccetera? Ragazzi, leggete nel gruppo. Abbiamo concluso qualcosa, già almeno qualcuno ci viene a vedere, prima nemmeno c'era l'interesse di venire a vedere come stavano le scuole, anche se tutti sanno che sono tutte le strutture ormai stanno cadendo a pezzi, invece adesso almeno qualcuno viene a sentire, viene a vedere i problemi della scuola e speriamo poi che possano fare qualcosa. Questa è la prima situazione che si conclude con l'incontro del genere. Adesso noi speriamo che questo incontro non sia solamente una cosa per placare le nostre proteste, anche perché le nostre proteste in verità non verranno mai placate e noi continueremo a scendere in piazza e il Basilea cercherà di farsi sentire sempre e comunque, come abbiamo fatto prima dell'occupazione. Noi protestiamo anche contro i nostri contro i decreti legge, che alla fine non fanno altro che dare soldi per cose insensate. O alla fine, cioè, la cosa più ridicola è che nell'ultimo decreto legge, stilato i primi di novembre, si diceva che venivano dati dei soldi per comprare tablet e computer, oppure LIM. Ma per l'edilizia scolastica la scuola doveva richiedere dei soldi alla Banca Centrale Europea. Noi lamentiamo il fatto che lo spread è alto e tutte le varie sigle sono alte, eppure siamo in difficoltà, l'Italia è in difficoltà. E alla fine noi, scuola, dobbiamo chiedere dei soldi alla Banca Centrale Europea quando lo Stato italiano sta dando dei soldi per comprare delle cose che alla fine non useremo mai. Comunque le tasse per la scuola la gente le paga, quindi comunque in teoria dovrebbe esserci un fondo da poter utilizzare. Esatto, anche perché non ricordando alla fine che è una cosa convenzionale, che alla fine si può pagare come non si può pagare, è una cosa facoltativa più che altro. Noi la paghiamo, ma questi soldi non so dove vanno a finire, anche perché alla fine sono pochi, perché le necessità della scuola sono tante. Noi mettiamo che anche il gesso, secondo noi, verrà pagato da queste tasse. Infatti, togliere anche questo contributo sarebbe veramente un danno enorme. Perché siamo noi che contribuiamo alla scuola, sembra che una scuola privata. Perché purtroppo di pubblico non abbiamo niente se non la struttura. Che questo è anche l'affitto. La nostra è una protesta, ma è anche una protesta volontaria, perché abbiamo dei ragazzi che stanno continuando le lezioni in Palazzina. Molti dicono, vabbè, è ridicolo fare un'occupazione che è un'occupazione bianca. Il fatto è che noi vogliamo farci sentire e vogliamo la gente che creda, vogliamo gente che ci creda in questa protesta. Non vogliamo gente che viene costretta a non studiare, anche se noi organizziamo dei gruppi di studio. Vogliamo gente che ci crede e infatti qui tutte le persone qui presenti credono in questa cosa. Mi stavi dicendo che avete la visita dell'assessore che vi ha promesso che viene? Sì, a giorni. Noi ci aspettiamo risultati dopo la visita, perché la visita siamo tutti bravi, ma vorremmo dei risultati, non crediamo... Quando siete andati a parlarci ieri alle 12, che cosa è uscito? Allora, che queste proteste, queste occupazioni si sono fatte sentire, ma è
come risultato, l'unico risultato sarebbe questa visita, e questa visita dovrebbe far iniziare alcuni lavoretti nel nostro istituto prima di Natale. Noi stiamo qui ad aspettare. Stiamo dando molta speranza, perché veramente noi ci siamo sentiti abbandonati. Abbiamo cercato anche dei pareri da parte dei professori, perché alla fine noi non siamo contro di loro, ma noi pensiamo di lottare con loro e anche per loro, perché queste proteste non riguardano solamente gli studenti ma anche i professori, perché vogliamo migliorare tutta l'istituzione della scuola, non solamente la condizione dello studente. Loro sono anche vittime di questi tagli e di tutti questi danni scolastici. Quindi comunque c'è comunicazione con i professori? Sì, c'è comunicazione, infatti noi non abbiamo preso con una stragrande forza la scuola. Noi non vogliamo fare nessun danno, noi siamo qui per la scuola, infatti quando durante l'occupazione si dice che viene rotta qualcosa, noi siamo i primi a essere dispiaciuti, perché noi stiamo occupando per il diritto allo studio. Non stiamo occupando per perdere un giorno di scuola. Infatti, dopo questa visita che dovremmo ricevere a breve, abbiamo deciso la disoccupazione, perché noi crediamo di aver avuto un risultato. E sarebbe inutile continuare ad occupare senza motivo. Ma il preside è contrario alla forma di protesta adottata dagli studenti. E che cosa avrebbe suggerito lui? Beh, è una forma di protesta molto più leggera, anche se è da capire, perché alla fine un preside deve garantire il diritto allo studio a noi e anche a chi vuole studiare in maniera regolare.